Ebbene amici, abbiamo lanciato il promo disco, ma abbiamo anche spiegato che oggi è non solo musica e pertanto oggi ci occupiamo di un bellissimo romanzo che verrà presentato ovviamente dal suo autore, che è Cesare Carpenito. Quindi gli do subito il ben trovato qui di Radio Gela Express. Grazie, grazie. Allora, intanto dove ci troviamo? Allora, questo romanzo è ambientato nel sud Italia, più o meno nella mia terra, quindi in provincia di Avellino, in Irpinia. Okay. Però non si tratta di un vero e proprio paese, ma i tratti del mio paese, comunque delle zone a me limitrofe. Sì. Però si tratta di un borgo meta letterario che si chiama Borgo San Michele, la cui vita ruota intorno a una miniera di zolfo. Infatti da qui Sulfur, che appunto si ispira a questo, insomma, una miniera di zolfo, e intorno a questo ruota tutto questo romanzo. Tra l'altro è il primo romanzo. Sì, il mio primo romanzo. Perfetto. E quindi insomma non dobbiamo ovviamente svelare tutto, però in tutto questo c'è ovviamente, ci sono due protagonisti, c'è ovviamente sempre, non sempre, ma anche in questo caso sicuramente anche l'amore diventa protagonista di questo romanzo, ma non è l'unica cosa ovviamente che succede, no? Certo, praticamente sì, lo sfondo del paese, della miniera, delle leggende che mi raccontava mia nonna, gli anziani del paese quando ero piccolo, fanno appunto da sfondo, da background della storia. Quindi tradizione in prima linea, assolutamente, in qualche modo si vuole anche... Va a creare tutto il contesto. Perfetto, so che tra l'altro insegna anche al liceo, appunto iniziante di lettere. Sì, da quest'anno insegno la secondaria di primo grado sul sostegno, è cominciata questa nuova... Bene, quindi salutiamo anche con l'augurio di una buona ripartenza ovviamente, quello che noi ci auguriamo ovviamente tutti. Quindi Cesare Carpenito, volevo intanto farti anche una domanda, questo romanzo esiste anche in versione ebook? No, purtroppo no, al momento la mia casa editrice, il Papavero, ti saluto. Sì, salutiamo anche noi. Cartaceo in questa prima fase. Poi va bene, io chiedo giustamente perché certo. Quando c'è anche questa versione è giusto comunicarlo, essere trasparenti e dare anche l'opportunità, insomma, di poter scegliere le due versioni, ma io sono per il cartaceo, pertanto va bene. Vuoi invece dare qualche, non ci svelare tutto, però qualche news, perché dovremmo leggere questo romanzo? Certo, allora, perché sicuramente se da un lato recupera questa realtà dei nostri paesi del sud, che ormai non esiste più in quella forma, sì. Dall'altro lato è comunque una storia molto avvincente, perché è un romanzo di formazione, quindi è la storia di due adolescenti, due ragazzini, Enea e Ninetto, molto diversi, però molto legati da una profonda amicizia, sono nati e cresciuti insieme nel palazzo che era un antico castello che poi era stato riconvertito per la popolazione della comunità. Questa è una storia vera, diciamo, questa di questo palazzo. Ok, fatto bene a sottolinearlo. Infatti ci sono nati anche mio padre e mio nonno, adesso non ci si vive più, più o meno dall'epoca del terremoto dell'Irpinia degli anni dall'80. E è la storia di questi due ragazzi che vivono un'estate, il romanzo che si svolge nell'arco di un'estate, e c'è la scoperta dell'amore, la passione per la poesia, soprattutto di Enea, della musica da parte di Ninetto, che suona nella banda padronale del paese. Quindi diventa anche molto educativo, direi. Come? Dal punto di vista culturale è anche molto educativo, quindi è un po' dare continuità a quello che è... Sicuramente, riprende, sì, perché comunque la storia dei due ragazzi è calata in quella che era la realtà dei nostri centri, infatti alcune storie sono anche ispirate, diciamo, alla vita vissuta dagli anziani della mia terra. Però poi nella seconda parte del romanzo, diciamo, incalza la trama, incalza la storia, perché Enea, l'amore estivo di Enea, porterà a far emergere una realtà taciuta che una volta scoperta trasformerà per sempre la vita e il destino di Enea, e addirittura arriverà a stravolgere anche la sua coscienza. Ecco, questo è un elemento importantissimo, quindi un cambiamento. Sì, perché questa poi è la trama portante, sì, lo sfondo è importante, esatto. Però comunque la trama dei due ragazzi poi è importante. Un'altra caratteristica del romanzo è il fatto che ho creato una falsa cornice,
quindi nel capitolo zero racconto di come, facendo il giornalista per il Quotidiano del Sud, di come sarei entrato in possesso di questo quaderno di appunti di un anziano professore, ovviamente una finzione letteraria, e in questo quaderno avrei ritrovato dei racconti e delle poesie. Quindi partendo da questo materiale avrei strutturato il romanzo. E quindi ogni capitolo è introdotto da una poesia, sì. Quindi è possibile leggere, è possibile anche una doppia lettura del romanzo, perché anche leggendo le poesie soltanto all'inizio capitolo si coglie lo spirito, proprio il sistema valoriale, anche ma poi ti fermo perché sennò ce lo sveli tutto, quindi lo dobbiamo scoprire, lo devono scoprire chiaramente, sì, chi sì, ha certo, la passione certo. Della lettura, ma un consiglio di lettura è una cosa meravigliosa, e tra l'altro abbiamo imparato anche attraverso il lockdown che i libri sono stati davvero degli ottimi maestri, lo sono sempre stati, ma noi abbiamo anche riscoperto anche il piacere di leggere. C'è chi mi scrive sui social come ti sei avvicinato al mondo della scrittura, quindi da cosa nasce questa passione qua, e mi chiede se a casa hai avuto qualcuno che ti ha in qualche modo trasmesso tutto questo, se è semplicemente farina del tuo sacco. Allora, sicuramente l'amore per la lettura innanzitutto me l'ha trasmesso tutta mia madre, che è insegnante elementare, sì. Quindi mi sono avvicinato alla lettura, ho questo rapporto profondo con la lettura sin da piccolo. La scrittura è stata anche una passione di mia madre, però che ha coltivato a livello personale, sì. Non ha mai pubblicato, soprattutto da ragazza. E anch'io ho sempre scritto per passione, poi professionalmente ho scritto sempre sui quotidiani, e poi avevo il sogno della narrativa, da qualche anno mi coccolavo questa storia, e poi ho pensato che era arrivato il momento di provare a pubblicarla, mi è andata bene. Una domanda te la faccio io, dopodiché ovviamente andiamo in chiusura, ti rivolgi ai giovani, ti rivolgi a un target più adulto, ti rivolgi a tutti? Sì, mi rivolgo a tutti, perché credo ci siano due chiavi di lettura. Per gli adulti sicuramente è uno sguardo al passato, perché poi nella storia dei due ragazzi emergono delle problematiche profonde, degli interrogativi profondi proprio anche sulla genitorialità, soprattutto sull'essere padre e sull'essere madre. Le donne sono protagoniste, e le donne che ruotano intorno a questi due ragazzini sono protagoniste. Infatti in questo periodo in cui tanto parliamo della figura della donna e dei diritti delle donne, bene. È interessante non guardare solo ad oggi qual è la situazione delle donne all'estero, pensiamo all'Afghanistan, è anche interessante guardare quella che era la condizione delle donne nel nostro sud 60-70 anni fa. Infatti sono figure molto rappresentative. Sono assolutamente d'accordo molto e romanzo, sono contenta di sentire questo. Quindi... per il giovane è interessante, perché appunto è una lettura comunque che tocca questi temi profondi, magari i giovani leggeranno con maggior leggerezza, però per il giovane è particolarmente importante questo sguardo a quella che poteva essere l'adolescenza, le nostre radici, il nostro passato, un modo di vivere forse pure più semplice, con dei problemi in più e con dei valori diversi, più profondi, più radicati al territorio, che si sono trasformati. Quindi poi non è un romanzo che loda il passato, loda il territorio come scritto a caso. Infatti poi leggendolo emergono pure tante contraddizioni che dell'epoca. Scopriremo appunto dedicandoci alla lettura di questo romanzo di Cesare Carpenito, quindi che si intitola Surfer, quindi Zolfo. Allora amici, a questo punto dove ti possono trovare, quindi dove possono ovviamente trovarlo, lo ricordiamo e poi passiamo ai saluti. Ovviamente noi ti aspettiamo sempre allora, qui sulle frequenze di Radio Gene Express, Radio Vittoria Express. Certo, allora, Surfer è possibile prenotarlo in libreria perché la distribuzione è nazionale, però per chi si trova più comodo, diciamo, online, è reperibile su Amazon e su tutti gli store classici librari, tutte le maggiori negozi online di libri, se non faccio i nomi di tutte le marche, assolutamente, diciamo, anzi. Quali sono. va benissimo, quindi a se presto. Qualcuno si incuriosisce, mi può trovare anche su Instagram, cesare.carpenito. Perfetto, abbiamo dato tutte le info che possono essere utili per noi, ma anche per avvicinarci alla lettura di questo bellissimo romanzo. Noi ti aspettiamo ancora, quindi se c'è dell'altro faccelo sapere, tienici informati, quindi ti salutiamo, grazie. Ti mandiamo un abbraccio e ovviamente buon lavoro, perché so che hai proprio lasciato il tuo lavoro in questo momento perché eri in super pausa, ma so che tra poco devi ricominciare, quindi ti auguriamo ovviamente buon lavoro e buon weekend. Grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie. Alla prossima.
Allora, amici, nel frattempo chiudo la diretta social, ringrazio gli amici che hanno partecipato, belli consigli di lettura, viva la lettura, viva anche il cartaceo, e noi continuiamo insieme fino alle 13, quindi www.radiogelaexpress.it. Non mi importa della...